Ciao a tutti, oggi volevo fare un video piuttosto veloce sulla nuova box che mi è arrivata. In realtà questa box non è nuova, è una box che ho acquistato usata e a tal proposito volevo fare una piccola premessa prima di passare a fare qualche considerazione e farvela vedere. Volevo ringraziare Danielino perché la box era sua e questa è stata un'altra occasione per interfacciarmi direttamente con lui e lo trovo una persona estremamente corretta dal lato degli acquisti, degli scambi che si possa fare e una persona molto piacevole a livello umano. Bene, bando alle ciance, ve la faccio vedere. Questo è il Reo VV che aveva Danielino, nel quale è stato trapiantato il circuito nativo e è stato installato Orione. Dunque questa versione di Orione è la prima, in realtà io non ho provato le versioni successive, ma questa, la potenza erogata da questo circuito eccetera, per me almeno sul momento è sufficiente. Lo sto ancora tra virgolette testando, diciamo, perché io non conoscevo appunto Orione se non sulla carta, ma non l'avevo ancora svapato, diciamo, e quindi ne sto facendo un uso piuttosto intenso. La box mi è stata consegnata ieri in realtà dalle mani di Zach, di Carlo. Perché? Perché questa box aveva un problema che Danielino mi aveva prontamente segnalato al momento che gli avevo chiesto se mi avesse venduto il suo REV, che era il tasto che faceva cilecca. Questo REV nativo aveva ancora il tasto quello piccolino, invece ho fatto installare un pulsante, diciamo, di quelli tradizionali, ok, che ha questa particolarità di avere il tasto verde, ma insomma è un pulsante di quelli tradizionali. Quindi ringrazio anche Carlo per la pazienza che ha avuto nel seguirmi in questo lavoro, Zach Mobile, insomma l'utente Zach Mobile, perché ha dovuto fare un bel lavorone, perché ha dovuto allargare il foro qui per farci stare questo pulsante da 12 eccetera. Comunque adesso funziona bene e non perde un colpo. Niente, dunque la box il REV è quello in finitura non ricordo come si chiama, Black Vein, mi ricordo più, insomma la finitura è quella che si chiamava, che chiamavamo sul forum, quella che sembra un cancello di una vecchia villa. A me piace molto, si vedono molto meno i graffietti eccetera, e siccome questa per me è stata acquistata da usare tutti i giorni e anche da tra virgolette maltrattare, questa cosa mi fa piacere. Gli spazi all'interno non cambia praticamente niente dal REV, perché Orione è ospitato sotto questo carterino, ovviamente è sparita, non so se riesco, ecco, è sparita la rotellina di regolazione del circuito originale, perché non c'è più bisogno, e tutte, come sappiamo, le funzioni vengono comandate dal pulsante principale. La fibra ottica è qui sopra, in questo puntino che è completamente a filo, a raso, e che ci serve per regolare tutte le funzioni di Orione. Bene, io ora la sto usando con lo chalice, con montata una resistenza, vi faccio vedere. Dunque, una resistenza da 1,5,
Ieri avevo fatto una resistenza più alta da 2,2, però non mi piaceva, probabilmente avevo sembrato io male la resistenza, quindi stamattina l'ho rifatta, quindi questa è una resistenza nuova. Sto usando un liquido tradizionale 50-40-10 e ve la faccio vedere un attimo in funzione. Ho dimenticato di dirvi che ce l'ho settata a 12 watt, ce l'ho, diciamo, ho impostato la funzione watt perché su Orione la prima versione si poteva ancora impostare volt e watt e ovviamente non mi sono abituato a ragionare in watt, quindi diciamo l'ho impostata come vari watt e ho impostato 12 watt appunto. Credo di non dire niente di nuovo dicendo che la box va benissimo, per il mio uso è ottima perché diciamo riesco a starci un pochino meno attento rispetto a una box in legno, le dimensioni sono piccolissime e lo vedete, anzi se mi aspettate un attimo vi faccio vedere un confronto con una box meccanica. Scusate, l'avevo lasciata di là, però insomma, se considerate che questa è una Buick estate e che è una box piuttosto piccola, vedete che come dimensioni praticamente in altezza il RVV paga ma forse mezzo centimetro a pari vaschette, di spessore è più sottile. Certo, è leggermente più pesante, ma per me personalmente non mi fa differenza. Il tasto è discutibile, nel senso che il fatto che abbia il pulsante verde a me piace, ma è un vezzo estetico, nel senso che poi la funzionalità è quella dei pulsanti tradizionali e a me serviva un pulsante per la stessa ragione per cui ho preso una box in alluminio. Mi serviva un pulsante che fosse robusto, resistente e di facile sostituzione nel caso di un guasto. Diciamo che abbiamo fatto questa modifica che è diventata irreversibile, nel senso che da ora in poi se si dovesse cambiare il pulsante si dovrà continuare a usare pulsanti tradizionali perché è stato allargato lo scasso ovviamente, perché nativo usciva quel micro pulsantino, micro switch che a me personalmente piaceva poco. Però non mi crea problemi perché quando poi lo sostituirò metterò il tasto che mi interessa, che mi pare, non è un problema, potrò metterne uno a filo piuttosto che un altro così, magari tutto in acciaio o differente. Adesso mi andava così e questo è stato messo. Ringrazio di nuovo Danielino, ringrazio Zec Mobile, Carlo insomma, per il lavoro che mi ha fatto per la sostituzione del tasto in brevissimo tempo per poter placare la mia scimmia che stava chiamando ad alta voce la nuova box varie volte. Niente, io sono sempre stato affascinato anche da aeromeccanico, ne ho avuti 4-5 e sono approdato anche al Reo VV. Il Reo VV l'unica cosa su cui non avevo qualche dubbio e che ha fatto sì che non lo comprassi era sempre stato il circuito del Buzz, quello montato originale. Con questa sostituzione che è stata fatta dalle mani direttamente di Luca di vecchie maniere,
insomma il team Lucas, non so come lo conoscete meglio, è stato fatto un lavoro ottimo e adesso ha il cuore che si merita questa box e tutto qua. Sconcatena, che era un po' asciutto l'altro. Che dire, Orione su una buona box di partenza, che in questo caso forme a parte che sono discutibili, a me piace, con montata una Rochalis con una resistenza fatta a modo e impostato il nostro wattaggio o voltaggio per chi ha la versione, la prima versione come me, insomma comunque il wattaggio preferito, è veramente un gran bello svapo. Non è la vaporosità che fa testo, sto usando un liquido tradizionale, non sto spingendo neanche eccessivamente appunto l'atomo perché sono a 12 watt comunque, quindi è uno swap abbastanza normale, però la costanza di rendimento e tra l'altro l'autonomia ottima di questo circuito e il calo di prestazioni praticamente nullo, che ho verificato anche ieri praticamente svuotando quasi tutto il boccino, e ho messo le batterie in carica prima che mi segnalasse Orione che c'era bisogno di metterle in carica, me lo fanno trovare un ottimo sistema di swap. Niente, sapete che io sono un boxaro, quindi questo per me è un'ottima soluzione. Ringrazio ancora tutti per la cortesia e ci vediamo sul forum o ci vediamo qua con i miei video. Ciao a tutti, grazie.